Passiamo il volume. Ci sono problemi, scrivete in chat. Allora, mi devo ricordare qua, devo aprire la mappa che mi ha fatto gentilmente Serena. Te stai zitto. Tanto almeno Serena è affidabile, non è come Fabio. Dove sta la mappa? Eccola qua. Via. Allora, mettiamo qui. Allora, adesso dove stiamo? Ti devo ricordare dove sono, così poi vediamo almeno. Allora, sono a nido scuro, quindi da nido scuro c'ho qualcosa. Ciao, subito raga. Sopra da fare, quindi andiamo sopra alla stazione della regina, anche se mi ricordo che non potevo andare di là. Ciao Claudio. Mi rischianto a letto. Bravo. Tanto non ti cagava nessuno stesso. Niente, mi tocca fare il giro di qua, dai. Allora andiamo sopra. Taccio. No, di qua. Cerchiamo stasera di fare tutte le parti, quelle un po' più cagacazzo che devo ancora fare. Più che altro vorrei portarlo avanti un'altra serata per provare il controller, che mi dovrebbe arrivare domani, anche se vedo che non l'hanno ancora spedito. Mi puzza un po' la questione, ma mai dire mai. Così domani magari lo riesco a provare col controller, quello che sarà poi quello definitivo per PC. Vamos. Ok. Vabbè, vediamo intanto queste. Al limite me la dici così. Ok, grazie. Sì, caverne pinguine abbiamo detto. Sempre su. Mi tocca fare il giro di qua per forza. Cerchiamo di evitare un po' tutto, ecco il gatto a rompere i coglioni, che se no si gioca troppo bene. Dai, levati dalle palle, su! Mi hai anche fatto sbagliare strada, gattaccio! Abbiamo detto qua a sinistra. Sei sicura che dovevo venire qua? Pure qua mi sembra c'era questo. Qui era bloccato, se ti ricordi. È
Ci sta che manca qualcosa per aprire qua. Ok, allora andiamo sopra, almeno non ci pensiamo più. Allora, l'altro era verde via. Allora faccio prima. Sì, ok. Allora vado sopra qua alla stazione. Almeno prendo. Aspetta, però. Dov'era l'altra parte di mappa, quella che non vedevo io? Non ci si arrivava da qua? No. Che casino che sono a fare. Sì, sì, sì. Ok, sai cosa faccio? Vado prima a sbloccare... Vado prima a sbloccare la... Cornifer nella parte di mappa dove mi mancava. Non so perché mi dà noia stasera. Può essere. E chi è che parla? Sei sicuro fa? Ma stasera c'è il multi quality? Peccato. Vabbè. Ce ne faremo una ragione, dai. Ci deve essere qualche pezzo grosso a streamare stasera. L'importante è che vada bene. Lo so, io non l'ho visto ancora sinceramente il trailer in italiano. Non mi interessa nemmeno, perché tanto comunque alla fine lo gioco sicuro in inglese. No, aspetta, sono un coglione. Ho detto che voglio andare prima a sbloccare quell'altro. Dove sta? Da sopra. Sì, sì, sì. Ora di qua va bene, no. Ok, ora vediamo. Ora mi devo ricordare dov'era la zona. Perché devo giocare... Scusami, perché cazzo lo devo giocare in giapponese? Che è un gioco pensato, porca puttana, in inglese. È un team di sviluppo inglese, l'hanno fatto in inglese. Cioè, il giapponese l'hanno aggiunto dopo soltanto perché la gente si era lamentata. Ah, è un gioco sui samurai, dovete farlo in inglese, in giapponese. Cioè, per me non ha senso. Io le opere me le gioco nella loro lingua originale. Avessero fatto un giapponese con il labiale come fa ad esempio... No, di qua non era. Ma cosa c'entra che la storia è sui samurai? Non ha senso. Cioè, non è come Final Fantasy che mi fanno il doppio labiale, quindi posso scegliere. È un gioco nipponico, me lo gioco in giapponese. Vuole un gioco credibile. Vuole un gioco credibile di... E se lo gioca in italiano? Cioè, ma ci sei? Scusami, allora se lo vuoi storicamente credibile mi devi dire che cazzo dici che allora si può giocare in italiano.
capisci anche da te che è una stronzata, eh. Questa è la seconda strada. Ok. Ma non è la lingua madre! Ma che cazzo sei a dire? La lingua madre è la lingua su cui hanno basato tutta l'opera, non quella storica dell'opera. Se no voglio dire, il film L'ultimo samurai in che lingua te lo sei visto? Ah giusto, cosa te lo dico a fare? Probabilmente manco l'hai visto. Felix, se mi ripassi davanti, quant'è vero Dio, ti... Levati le coglioni, dai! Oh, e qui l'abbiamo trovato. No, non sono tutti giapponesi. Sere, c'è un problema, la dovevo comprare la mappa. Cerco di andare in alto, almeno mi levo di qua. Ok. Siamo qua. Allora là c'è un segnalino che non so perché cavolo l'avevamo messo. Ma come ciao bionda? Che ti sei tinta? Ecco. Su, vai. C'ha troppe concessioni, Broca, da parte un po' di tutti.
farà quella faccia pacioccona che sembra così buono quando in realtà è un demonio. È vero? Di solito non si vizia i bambini, però va bene lo stesso. Allora, abbiamo detto andiamo a Verde Via e da qui si prosegue. Ma allora sono stronzo nell'anima proprio. Ora a Verde Via devo andare. Sopra devo fare la parte sotto e andare tutta a sinistra, ok. Vai, vai, ora viaggiamo come missili, guarda, via. E siamo già contro il muro, perfetto. Oddio. Ho capito, mi stai facendo andare... Serena, non dirmi che hai fatto una fabbiata. Nuovo termine coniato, tra l'altro, eh. Ok, allora torniamo su. Ok. Allora vado a comprare la mappa. Alta a sinistra e poi proseguiamo. Sì, ma è un casino ricordarsi di quei cavolo di portali neri. Qualcosa avevo segnato, quelli che avevo segnato li avevo fatti, quindi... Anche perché ce n'è uno giù sotto la sicuro nei cosi, in quel maledetto canyon. Perché là me lo ricordo, volevo andare a cercare quello, pensavo fosse di Cornifer, invece me lo sono proprio perso l'altra volta. Si prendeva anche senza.
parecchio dispersiva, la mappa, devo essere sincero. Per tante cose mi sarebbe piaciuto un po' di riconoscibilità in più. Dovrebbe essere questa. Pafanara. Ah, addirittura 3 mappe mi mancano. La mappa è diventata un po' più grande ora. Allora, qualcosa è agli archi dell'Urudita. Eccolo lì, c'ho tutta la mappa a sinistra che è i giardini della regina. E ci si arriva anche dal canyon nebbioso. Al canyon nebbioso, tra l'altro, ho fatto tutto. I diruppi urlanti, ci si arriva dal passo del re. Dovrei fare i giardini della regina. Per arrivare ai giardini ci devo passare dal canyon nebbioso. Quindi torniamo giù al canyon nebbioso e via. Tra l'altro vedo che mi manca anche un pezzo qua su in alto a destra. A verde via. Che non capisco come mai non ci sia andato. Però oramai andiamo anzi a fare i giardini. Già che siamo qua. Ammessodo. Ma può essere. Può essere. Allora andiamo al canyon nebbioso, così ci togliamo dalle balle. Ok. Sbagliato, porca troia. Poi tra poco la guardo, eh. Ok, dopo andiamo là. Ciao Pie. No, ho sbagliato strada. Allora, la strada è giusta. Canyon nebbioso. Devo andare sopra di qua e poi a sinistra. Ok. Sopra. Di qua, ok. Siamo nella zona giusta, proseguiamo. Ah, ecco dov'era, ecco dov'era. Mi sa che era di qua allora, la via bloccata. Ah no, l'avevo sbloccato i giardini della regina, però non li avevo fatti. Qua c'era arrivato dopo il boss, allora l'altra volta.
Ah, il nostro amico Cacasotto. Vai. Sono difficili i giardini, Sere. Ah vabbè, quello sì, ci sta sempre il periodo adattamento ai nuovi nemici. D'altronde, se finora non li hai fatti, più che altro mi sembra che qui si giochi molto di platform. No. Cazzo. Allora, intanto sblocchiamo la panchina, che male non fa. Che era meglio se li ascoltavo. Tutte le volte ho questo brutto vizio. Sì, tanto l'ho già comprata la mappa, amico. Devo abituarmi, quando c'è scritto ascolta, ad ascoltare invece che tutte le volte a cancellarli così. Chiuso. Oh, ma sono proprio stronzo, eh. L'ho vista la statua. E beh, dovevo interagire, non c'era il tasto per interagire. Forse tu non hai capito che l'unico re qui sarò io. Non ti è ben chiaro il concetto, mi sa. Bravo Robè, bravo, continua così. Così proprio il modo giusto ad avanzare. Perfettissimo, direi. Sono il re dei boss, cosa volete da me? Cosa volete? Avete da obiettare? Ma guardate, io vi offro uno spettacolo gratuito tutte le sere, più o meno quasi tutte le sere. Non spendete neanche i soldi per il biglietto come fate per andare al cinema e vi lamentate pure. Ok. Dico io. Ma la gratitudine. Ecco. Thank you.
Oh! M'hai rotto il cazzo, m'hai rotto! Oh cane! Levati, dai! Fallo venire nel letto, chiamalo! Mi sto arrabbiando, cioè ora con tutto il posto dovevo finire lì, mi sembra giusto. Sì Fabio, perché te sei un bastian contrario, ti piace tutto quello che agli altri fa schifo. Che belli! Sono mosconi! Ma sì, è tutta scena, mi sto preparando per il boss. Allora, qua abbiamo fatto. Facciamo anche la parte sopra, così abbiamo sbloccato la parte di mappa che già conosciamo. Ok, così almeno abbiamo visto tutto. Ah, c'è la stazione, ecco. Che cazzo! Dove hai sentito il vermino, mo? Ci tenevo a ricordarvi che io tengo il volume basso per non rompervi di coglio, quindi non sento un cazzo di niente. Beati a voi. Hai ragione, Siere, però purtroppo c'ho questo brutto vizio che mi piace solo menare le mani. Bravo, perché ho saltato? Ok, qua c'è da mettere un segnalino. Mi sa tanto. La figlia dei traditori, quindi vedrai.
Ecco. Togli il forse qui. Spencer, levati dalle palle. Ora vediamo. Ma che è sta roba, oh? Salterini. Messo un fulmine maledetto. A te a chi t'ha disegnato? Sto bestione. Sai, a Fabio non gli si può dar retta per troppo. Passata la certa ora ce lo dice lui che non è affidabile, quindi. Posso andare. Di qua ci si arriverà da un'altra parte. Presumo. No, non mi si rompeva il muro. Ci ho già provato. Meno che non c'era da dargli un bel po' di botte, ma non credo. No, riproviamo, magari mi sono sbagliato. Non fa neanche il suono il muro che si rompe.
No, ti sfido dopo, però ci metto un bel segnalino. Che prima voglio sbloccarmi la mappa, porca puttana. Oh, la stazione. Ora sostituisco. Anzi, adesso lo vado a fare. Almeno non ci si pensa più. Questa era una pippa. Mamma mia. Questo qui faceva proprio cagare. Ma cagare a spruzzo. Allora, andiamo alla stazione che almeno intanto recuperiamo la vita. Poi c'è da aprire questo. Sono solo Fabio e Serena. Ci dovrebbe essere anche Pie. Ah, ciao raga, vi volevo dire che ho appena aperto Telegram e ho visto che ho 3000 messaggi, quindi credo sia un nuovo record, 2998. Non li apro finché non arriviamo a 3000. E poi ho delle news da darvi. Non gliene frega un cazzo a nessuno delle tue news. Però l'altra volta ne avevamo parlato, quindi. Oh, Spencer, porca puttana! Fila! C'è un vermino qui, o sbaglio? Allora, vediamo. Qua abbiamo fatto. La parte sopra l'abbiamo fatta. Dobbiamo andare a destra e scendere giù di sotto. Quindi è inutile che passo di qua. Posso anche andare direttamente a destra. Ma sai cos'è? Io tenendo basso li confondo molto spesso i suoni, perché per me sono tutti uguali ora. Oh, Lilli, basta un po'. Sì, grazie al cazzo che devo scendere, però devo fare il giro. No, hai ragione, ho sbagliato, porca puttana. Ma davvero, ma davvero. Cioè io c'ho un ritardo, c'è poco da fare. Ma su quello nessuno. Te
te pensa al tuo. Il mio ritardo è bello grosso. Giù di sotto di qua. Poi da qui c'è da andare a sinistra. Vermino. Mi è andata di lusso perché io non l'ho sentito il vermino, devo essere sincero. Pensavo ci fosse qualcosa, quindi sono andato. A volte ci vogliono anche le botte di culo. Spense! Oh, se non la smetti ti do di occare due calci di culo. Anzi, ti metterò il letto di sopra. Ma lo prendo, lo metto nel letto di sopra. Voglio vedere se la fa finta di rompere i coglioni. L'idiota com'è, si butta di sotto e muore. C'ero già passato, però mi manca la parte di sotto. Mi manca anche tutta la parte a sinistra di qua. No, di qua non ci si può andare, quindi ok. Allora ci buttiamo di sotto e andiamo avanti, che tra poco vedrai che c'è il boss. Ma tu che colpa hai se sei andita? Sì, ma per arrivarci devo passare per forza da una zona bassa, perché lassù avevo fatto tutto, a meno che non mi sono incecato. Non è vero, mi manca una zona là sopra, però noi andiamo sotto. Perché io ho sempre ragione. Fine gioco. Lo potrei già finire, però ho delle zone extra da fare, preferisco fare prima quelle. Allora ti ha preso bene. No, è che domani mi arriva il controller, lo voglio provare con un gioco dove ho già utilizzato il controller per vedere la differenza. Ah. No, non è vero, mi ha preso bene. Panchine vuote, tu fai la cacca dentro le vetrine. Se devo doppiare qualcuno te dimmi. Allora, la farfalla da culo dei sogni. Io poi andare a mille coleotteri che ha trovato lui. Ok, sì, quello me l'avevo immaginato. Della cosa dei sogni non ci ripensavo neanche più. Ah, siamo tornati ai giardini della regina. Ok, quindi qui era inutile. Non solo, scusa, è la verità, Fabio. Devo provare il controller nuovo che mi sono comprato. E quindi mi serve un gioco che abbia, ecco fatto, un buon tasso di sfida per vedere se... Fatti i cazzi tuoi. Non metterti in mezzo alle mie balle. Cane, come non vi sopporto, come non vi sopporto oggi. Fai domattina, lo paghi a mano, se no paghi con la tua.
Che giocattolo? Che giocattolo ha suonato? Di là ho suonato il pollo. Ah, ha suonato il pollo dei cani già. Non ci ho neanche fatto caso, talmente sono abituato a sentirlo. Sei proprio un coglione, maledetto, bambino. Sì, sì, lo so, Sere, devo andare lassù che poi c'è boss, anche perché sennò che cazzo sono venuto a fare poi qua. Oh, guarda qua, proprio un pezzo perfetto per me. Delle belle sessioni platform. Lo sapevo. Il platforming è il mio punto di forza, Claudio, perché tu sai che io amo i platform. Ecco. Mamma mia, che skill, ragazzi. Ti adoro. Sei fortissimo. Come hai fatto? Ho mancato un pieno il coso qua. E allora? Fatti i cazzi tuoi, mi stai facendo alterare. È la tua presenza che mi dà noia. Cosa ridete? Che cazzo fa Magamagoli? Voi dovreste supportarmi. Vaffanculo, quando giocava a Doom avevo una gogna mediatica addosso. Neanche Salvini. Che lo facevano bene, perché facevi venire la schizofrenia le persone, te. Io invece gli sto dando intrattenimento, divertimento, gioia. Si diverte la gente a vedere uno così a giocare. Guarda, hai visto? Wallack! Wallack! Faccio come facevate te, Ale, quando giocavate agli shooter. Boia, no, aimbot. Questo è il Wallack, figlio di puttana! Aimbottaro di merda! Gente, bastardo! Oh, tac! Adesso a sinistra, Qua tra l'altro c'è pure qualcosa. Sì, di una sessione platform. Cioè io c'ho delle feature che non posso utilizzare al momento. No, ma... Sento male. Ti vomito in testa. Devo giocare con calma, te invece mi metti in nervoso. Oh, amico! Cazzo, grande il nostro amico! Ci è venuto il soccorso! Vabbè, anche te ti chiamo bro. E sei una donna, cosa vuol dire? Lei è Broski. O Brioski. Porca troia, questo sarà un patimento. Toglie due cose di vita. Allora facciamo così, cominciamo. Già che abbiamo capito come funziona, togliamo anche lo sciame del raccolto, la bussola la teniamo, le spine le teniamo, questo lo teniamo, abbiamo tre liberi, cosa abbiamo detto? Mettiamo, allora, mettiamo sicuro i ragnetti, questi sicuri. Poi fammi studiare uno da mettere. Scusa, che faccio? Non li metto? Non mica ho capito, che quello non sarebbe male. E metto anche la puzza. Che tu mi insegni, Serena, che si può utilizzare anche la puzza. La puzza.
Oddio, come l'ho fatto bene! Capito? Oramai sei una siega te, Claudio. Qui ci sono delle tattiche. Oh! Ma piace, eh? Lo so. Guarda però una volta che mi incazzo come faccio, perché ho sbagliato strada. No, su, che almeno prendo la panchina, va. Almeno quando muoio sono più vicino dopo. Così posso togliere la bussola e aggiungere qualcosa di peggiore. No, ho sbagliato strada. Destra. Mi sa che la bussola forse è il caso che non la tolgo dopo, eh. Beh no, sono nella parte giusta, ma cosa sto facendo? Infatti Sirena, infatti. Non credo nemmeno più a me stesso. Eh sì che so... Oh, silenzio, lasciatemi fare. Non giudicate che so io quello che sto facendo, cioè che non so cosa sto facendo, però lo faccio. Ora ci siamo. Ci siamo. Cioè io arrivo su che sono già morto perché non riesco a fare i platform. Vi rendete conto? Vai bro! Aiutami bro! Ma è schivabile quell'attacco là. Come lo schivo quell'attacco lì? Ah sì, giusto, col dash nuovo. E beh, che domande che faccio anch'io. Cioè sono cascato anche nel buco. Stasera ho le mani di legno. Sai Fabio, ti dirò una cosa. Me ne sono accorto che era tosto, eh. Grazie per avermelo ricordato comunque. Non so come avrei fatto a scoprirlo senza il tuo prezioso contributo.
Dai, ora farò una sessione di platforming perfetta. Eccola qua. Perfettissima, cioè. Perfetta, mamma mia che roba. Ora ho capito cosa intendeva Fabio per fare i boss no hit, nel senso farli senza colpirli una volta. Porca troia, comunque ho capito come farlo, dai. Ma stai zitta, Serena, che non ho messo nemmeno le fatine. Se mettevo le fatine l'avevo già crepato. È perché non mi ricordo come andare su, sennò mettevo le fatine e l'avevo già ammazzato. Ecco. Cosa ridi? Sono fatine solo. E sono anche potenti, cazzo. Ha salvato il culo ieri. Rituale, se non cado lì è un casino. Ecco. Ve l'ho detto che c'ho le mani di piombo stasera. Dall'altro lato.
zitto, figlio della merda, lasciami in pace. E niente, oh. Via, via! Se a me delle regole di Hollow Knight non me ne frega niente, io ho le regole mie. La mia regola dice: se sono giù di vita mi devo curare, come negli FPS mi dice che se mi manca un proiettile lo devo riempire. È una cosa automatica. Cioè, come ho fatto? Come ho fatto a mancare? A volte mi chiedo se è serio quando dice certe cose. Lo so, ditemi voi. Non rinuncerò mai ai miei ragnetti alla puzza. Cioè, ma no, ma dai. Ma davvero? Dai, idiota! Basta, ho deciso, non gioco più alla vigliacca. La puzza però la tengo. Torno a giocare attivo. La tattica vigliacca ha funzionato ieri, ma oggi no. Ebbene sì, non sempre si può andare avanti di codardia. Sì, esatto. Thank you.
Serena, aiutami a capire, ma io di che malattia soffro tutte le volte per pigliarmi queste cazzo di spine, eh? L'ho detto. Dovevo giocare cattivo. È morta. Poro tesoro. Vabbè, meglio lei che me. Ragazzi, sono cose che capitano. Cioè, preferivate che morivo io? Non lo so mica, eh. Tra i due, meglio lei. A me no. Non è vero, mi era simpatica, poverina. Era così buona. Oh, che bello. Vabbè, oh, poverina. Ti ripeto, meglio lei che me. Cos'è? Oh, c'ha tutti gli occhi sbrilluccicosi, hai visto? Già che è un frammento fa capire che è parecchio potente rispetto agli altri, quindi... Allora...
ok, abbiamo fatto tutto, possiamo tornare indietro allora. Sì, il Colosseo. Ciao Roberto. Idiota. Inception. Però c'è quella mini parte di mappa che non posso... Non posso sbloccare, questa qua sotto. Di fianco alla panchina, quella giù sotto. Buoh. Torniamo a sedere dietro. Oh. Non ci incontreremo più perché ti ho assorbito. Ah, che brutto. Ragazzi, lo so che non mi vedete più e che probabilmente credete che io sia morto, ma io vi penso tutti i giorni. Tutto il giorno, quando il sole è più alto non c'è. Te pensa a scrivere la cosa per il video di martedì, imbecille. Sono passati tanti anni dalla prima volta in cui misi la mano su Kingdom Hearts e solo adesso mi rendo conto di quanto sono stato stupido ad aspettare il terzo per così tanto tempo, cazzo. So che flipperanno quella cosa se si è vista, però ci stava con... Oh, ma che è sta storia? Che favore succede? Oh! Ragni di merda, non mi proteggete nemmeno, a me che sono il vostro padre? Oh, ma lo sai che ci sono le fatine che si sacrificano per me qui nel gioco? Cioè, sei tipo il loro waifu? Sì. Waifu! Oddio, waifu no. Sei il loro waifu. Asbando. Asparago. Mamma mia. Ecco. Di qua però ci si può andare. E non c'ero andato. Adesso la faccio io la presenza dietro Roberto. State fermi un attimo che sto mettendo la sveglia per domani. Ma allora. Ho sbagliato. Ti devi da rompere i coglioni. Me l'ho tolto dal cazzo sta spada. Ma perché non mi salta lì? Perché? Sbagliato, sapevo, Dio. C'è un vermino su. Madonna che puzza di merda, andate via, cazzo, scoregioni. Porca di quella puttana! Troppo in alto! No.
Ora sì che sono in alto. Tutto per cosa? Per un verme che potevo lasciare qui. Questa era brutta, Serena. Molto brutta. Oh! Questo non l'avevo segnato. Ah, non l'avevo segnato, no, non ci potevo venire. Spencer, basta! Ma che devo salvare tutti? Hai finito di rompere i coglioni a Lily? Ma scusami, sei sempre a dirmi che non mi devo curare. Quando non mi curo mi dici di curarmi. Deciditi. È vero, Pietro? Cioè, dimmelo te, Pie. Non dice sempre che mi curo sempre. Quindi ho deciso che non mi curo più. Vado al lago di Un che mi deve dire un segreto. Intanto fammi andare via di qui. Poi andiamo al lago di Udun. Allora, per uscire di qui devo andare sopra, poi tutta a sinistra e di nuovo in alto. A sinistra e vaffanculo. Sì, sì, almeno vado. Intanto c'è un po' di giri da fare. Quindi, allora abbiamo detto no, non è questa la strada giusta, dovevo andare ancora a sinistra e poi salire dopo. Ecco qua, salire qui. Ah.
Allora, vai, togliamo. Ma sai che io quasi quasi rilascio, lo tolgo con la, ma vaffanculo, ma cosa me ne frega? Cosa facciamo? Andiamo prima alla stazione del coleottero, quella che mi ha sbloccato? Mangiare due noci. Voilà. Ci sta che mi dà due ricompense, perché ce n'ho un po' di... ce n'ho 6,67. Ora ho capito a cosa serve. Non mi piace questa zona serena, eh? Non mi piace per niente. Ho fatto una cazzata, mi sa. Vabbè, ci riandiamo. Mi sa che mi dovevo buttare di sotto. La mia spasimante, hai visto? La sto appestando. Ho sbagliato là, ho fatto il tragitto un po' troppo lungo, quindi ci ritorno. Smettilati di grattarti, pulce. Ma mi manca un pezzo là sopra. Mi manca un pezzo, no, non mi manca un pezzo. Oh sì. Boh, vabbè. Sì. Allora. Sodo.
Sì, la farfalla era qua, giusto? Alla stazione del re, se non ricordo male. La vettata andiamo qua. Lo vedremo dopo quando c'è. Infatti no. Era quella sopra le terre del riposo. Lilli, vai nel letto che non si esce adesso, cammina. Brutta. Ora appestiamo anche quella là. Mi ha dato il minerale, però. Quattro. Araldo dei sogni, e ora non ce l'ho 700. Sto a 667, ci sono quasi però. Questo mi piace, tolgo la puzza e metto questo. Molto più svelto così. Ok, ora vediamo dove andare. Allora, guardiamo la mappa che mi hai fatto. Che schifo. Ah vabbè, ma tanto è utile anche questo. Dove mi hai messo la X nuova? Andiamo. Vabbè, tanto siamo qua. La X nuova è qui. Noi siamo. No, noi non siamo qua. Mi sono perso, aspetta. La X nuova me l'hai messa dove? Eccola qua, devo andare al Colosseo. Vabbè, posso venire da qua. Ok. Facciamo il giro largo da qua, insomma. Ok, vabbè, comunque devo andare giù sotto là. Devo andare alla X, quella più piccola in basso, dici?
Sì, lo so. Devo andare nella parte quella giù sotto del Colosseo. Adesso devo prendere questo, scendere giù. Ok, qua quella proprio giù in fondo, un basso a sinistra devo andare, giusto? Gatto. Sinistra, ma non era chiuso qua? Serio, ma qui era chiuso. Secondo me si arriva di là da sinistra, dalla città delle lacrime. Perché? Perché va, si accende. L'hai provata a mettere in carica? Ma pensa che è quello vecchio. Fanti, io non so cosa dirvi. So che non è normale. Ci ha buttato l'acqua sopra, ma... come ha fatto? Scontrino ce l'hai te però, eh? Io te l'ho data a te. Oh, ma non cominciare al solito, eh? Andare alle idrovie. Voilà. Andiamo alle terre del riposo e da lì andiamo avanti.
parte che ero nel posto giusto, cazzo. Te giuro. Sono fuso solo. Certo, però raggiungere certi punti è una rottura di balle, eh. Ad esempio per andare all'idrovia c'è sempre da fare una strada troppo lunga. Le shortcuts non è che siano gestite benissimo, eh. Sì, ma col supervolo ti impicci ogni 3x2. Se ci sono i nemici ti fai danno. E non è che è una soluzione tanto fattibile. Vai di idrovie. Ok, allora, idrovie. Dall'idrovia ho fatto tutto, devo andare all'antico bacino? O al bosco di Isma? Sai che devo andare al bosco di Isma? Ok, quindi andiamo a sinistra, scendiamo. Cerco di evitare i nemici, almeno ci spicciamo un pochino. Sì, avevo anche il vermone da ammazzare, quello là a sinistra. Oramai lo andiamo a fare dopo perché siamo di nuovo fuori strada. Però già che ci sono, ci metto una puntina. Qui mi si è buggato, vedo la leggenda della mappa. Ma dai. No, me ne rimaneva, ho dovuto pigiare l'altro tasto. Ora ce ne andare. Ma
Ma forse si passava da qua sotto. Guardiamo, Forse serviva il doppio salto, non l'abbiamo segnato. Vedi, qui mi serviva il nuoto nell'acido, non c'ero passato, quindi probabilmente si passa di qua. Dici il quadrato quello in alto a sinistra? Di là alla sinistra, però ho fatto bene a venire qui visto che mi ero perso. Mi ero perso qualcosa, quindi male non ho fatto. Ora andiamo di qua in alto a sinistra. Guardiamo di qua, Ora ci attrezziamo, da qualche parte si entrerà, Allora guardiamo, se non si entra da qui, anche qua è un bel casotto, un bel casotto qui. Meno che non si entra dall'altra parte, da quella marrone per dove c'è la città dell'uscita della città delle lacrime. Meno che non c'è un passaggio lì in una parete. Allora, ora controlliamo il pavimento, Il pavimento mi sembra che non si muova. Pavimento integro. Porca mignota! Guardiamo la mia, Questa qua, ok. Mi manca tutta questa parte sotto. Non è che devo prendere la
cosa là, il treno. Ah, ecco, vedo che l'hai scritto. Andiamo a prendere il treno allora. È l'unica cosa sensata, tra l'altro, prendere il treno. Di qua a destra. Eh sì, l'altra volta non lo potevo usare, non mi ricordo perché, però ci sarà stato un motivo. Stiamo andando benissimo, Fabio. Appena te ne sei andato via l'ho fatta al primo tentativo, il boss. Stai zitto, non me ne frega niente se hai mal di pancia, Spencer. La prossima volta impara a non mangiare come un porco. No, prima del tram vado a fare il boss, quello che mi manca a sinistra. Quello che ci ho messo la puntina. Poi andiamo nella zona del tram e per stasera stacchiamo, la portiamo avanti domani sera che provo anche il controller nuovo almeno. Sas si chiama. Non te l'aspettavi, che sapessi il nome. Vale, questo posto è proprio un labirinto di merda. Dici che ce la faccio ora a sera a farlo? Me ne sono accorto tardi che dovevo andare sopra. Ok, e questo è fuori dalle palle. Ok, andiamo sulla panchina.
Così ci abbiamo. Vamos, vamos. Conviene andare, mi conviene andare, visto che dobbiamo andare lì sotto, sì, devo tornare sopra di qua. Il finale non lo so, guardiamo domani, hai ragione Serena, se no poi tutte le volte dopo. Il finale guardiamo, o domani o dopodomani, dipende un po' come mi prende il gioco in questi giorni, soprattutto col controller nuovo, perché ho proprio... ho voglia di vedere com'è con quello lì. Che dovrebbe essere perfetto per questo genere di giochi, tra l'altro. Perché ho detto che non si può usare il coso. Basta! Tanto c'ho il cane che sta a provare a montarsi quell'altra. Antico bacino, c'era da andare giù di sotto. Edino? No, niente Edino, per piacere. Edino ha già dato. Esci, vediamo com'è la zona, se è quella giusta. Sì, è quella giusta. Ok. Spara a parete, grazie a dire. Ah, quella parete lì, ok. Vaffanduomo.
Io non ci sto a capire un cazzo. Oh, qui ci sono gli appini, di là c'erano i moschini. Io c'ho dietro i miei ragnini. Che odi tutti in questa zona? Ciao pezzo di fango. E arrivi tardi perché tra poco stacco. Cioè avrei già dovuto staccare, però purtroppo mi hanno fatto venire in una zona nuova. Io non stacco mai appena entro in una zona nuova, bastardi. Carini, ma io le odio le api. Andata la serata? Ah, che culo, guarda. Neanche a farla apposta l'ho beccato. Tento del culo. Come sei simpatico, Fabio. Ok, per stasera chiudiamo qua, perché mi sono scassato la beneamata e devo portare fuori le belve. Alt F4. Screen. Ok, allora la serata è andata abbastanza bene, è stata proficua. Che dire, niente, non diciamo niente, tanto ci rivediamo domani, speriamo di poterlo provare col controller nuovo. Tra l'altro, già che ci siamo, controllo se Amazon me l'ha spedito, altrimenti la vedo dura. Si è in transito, quindi l'hanno spedito. Non dice orario né niente, però comunque l'hanno spedito. Ok, domani sera proviamo il controller nuovo, così magari facciamo già una sorta di anteprima, dai, chiamiamola così. Tra l'altro c'ho un attacco allergico perché ho un braccio totalmente rosso, come si può notare. Quindi vado di là che sto per morire. Ciao ragazzi, ci vediamo domani sera, ci sentiamo intanto su Telegram. Vi voglio bene a tutti. Sono state le api. Te vai a cagare, vai, va, che è meglio. Ciao amici.